Al centro pastorale diocesano qui a Fano si tiene un convegno, dibattito su un argomento di grande attualità in questi giorni, anche per una legge che si sta discutendo in Parlamento, le disposizioni di fine vita. I relatori presenti qui a questo convegno cercheranno di trovare la giusta sintesi tra medicina, diritto e dignità umana, passando anche attraverso l'obiezione di coscienza. Don Giorgio, quali sono le implicazioni, le considerazioni che riguardano la sua sfera per quello che riguarda il suo intervento questa sera? Io cercherò di approcciarmi per quella che è la caratteristica mia propria, quindi l'aspetto filosofico e teologico del problema. Quindi cercherò di offrire degli spunti di riflessione cercando di dimostrare dal punto di vista razionale l'inviolabilità della persona umana, su che cosa si fonda l'inviolabilità della vita umana e quindi a partire da questo dato di fatto che la ragione coglie, corroborata e illuminata dalla fede, arrivare poi a delle considerazioni etiche che implicano ovviamente l'inviolabilità della vita e quindi anche la presa di distanza da certe disposizioni che pretendono di rendere la vita disponibile. Questo può essere un ragionamento che può essere preso anche da una società laica che comunque ha un approccio di carattere umanistico a questo problema. Sì, l'approccio che io cerco di fare è un approccio condivisibile dal punto di vista della ragione, tanto è che anche gli ordinamenti giuridici parlano di indisponibilità della vita umana. Io preferisco parlare dal punto di vista teologico di inviolabilità, perché nell'ambito teologico la vita fisica non è un valore assoluto, per esempio i martiri, e noi abbiamo la facoltà di donare per un carattere superiore, per un bene superiore, la vita anche nel martirio. Però ecco, l'approccio che cerco di offrire è proprio un approccio condivisibile dalla ragione ed anche dalla moderna società. Il fatto è questo, cercherò nella relazione di dimostrare che non è tanto nell'affermazione di una libertà, quindi l'autodeterminazione, ma il punto pruriens, il punto dolente è un'altra cosa, sta da un'altra parte, sta nella filosofia della qualità della vita, per cui quando la vita viene vista come sotto uno standard che noi fissiamo secondo certi parametri, allora viene considerata come non più degna di essere vissuta. Il punto è questo, non è tanto nella libertà, nell'autodeterminazione, e cercherò di fare degli esempi concreti in merito. I termini e la terminologia in questi casi sono quanto mai sostanza a questo punto. Sono sostanza e proprio il termine che lei mi rilancia mi provoca, perché parlerò della persona come sostanza e quindi la sostanza è ciò che esiste in sé e non in altro, e proprio dal termine sostanza si dipanerà tutta la situazione, quindi è proprio questo il termine su cui dobbiamo riflettere. Professore, come si coniuga la sintesi tre argomentazioni così importanti come quelle di questa sera? Si coniuga che ognuno di noi si trova in un certo momento della vita che diventerà un paziente e anche un ammalato. Allora, davanti a queste vicende bisogna porsi il problema di qual è la relazione con il medico e qual è il migliore interesse del paziente. Attualmente c'è un disegno di legge alla Camera che è stato approvato e che andrà al Senato, che sembrerebbe invece far trapelare alcuni aspetti che potrebbero condurre all'abbandono terapeutico, quindi in contrasto con quella che invece è la dignità del paziente. Quindi parleremo di queste criticità nella speranza che al Senato questa situazione si possa migliorare. Qual è l'aspetto critico a vostro avviso? In cosa si potrebbe essere più specifici e più chiari? Nell'idea che il paziente non è sempre la persona più idonea a autodeterminarsi. C'è questa parola magica in questo testo, che è l'autodeterminazione del paziente. Ma il paziente è il soggetto più fragile. Tutti noi, quando siamo ammalati, non abbiamo la pienezza di cognizione di quello che ci aspetta, delle scelte che sono migliori per il nostro bene. Quando si assolutizza questo aspetto, il rischio è che dall'altra parte il medico si sente imbrigliato, non scelga in scienza e coscienza e subisca alcune determinazioni che poi non sono per il bene del paziente. Questo è l'elemento più critico di questo testo di legge. Ci sono più soggetti in questa rappresentazione, c'è il paziente, ci sono i familiari, c'è il medico, ci sono implicazioni oltre che di carattere medico, anche di carattere morale. Si riesce a trovare una summa tra questi concetti? Si potrebbe trovare una summa se si ha come punto di riferimento la fragilità dell'essere umano e non invece l'aspetto solo volontaristico, perché se si ha in mente la fragilità, certamente tutto
questo può condurre a lenire il dolore, perché anche il tema del dolore, le cure palliative, il momento della vita terminale, che è il momento della vita terminale e quindi non può essere trattato come nel momento invece di una vita sì sofferente ma che non è terminale. Facciamo attenzione, perché questa legge fa intendere che talvolta il concetto di terminalità non sia legato soltanto all'imminenza della morte, ma anche una vita non troppo degna da essere vissuta. Pensi ai temi della disabilità. Allora, la summa significa che la fragilità deve essere ritenuta degna allo stesso modo della vita che invece nella propria pienezza. Ecco, i casi recenti anche, no? Del DJ e altri hanno attirato l'attenzione sulla qualità della vita in alcuni momenti fragili e soprattutto terminali. Come si può coniugare con questa esigenza comunque di non ricercare una via d'uscita facile, ma una risposta che sia una vera risposta? Allora, è chiaro che non dobbiamo confondere la terminalità con la grave disabilità. Ha citato DJ Fabo. DJ Fabo era certamente un malato gravemente disabile, ma non certamente versava in una condizione di malattia terminale a prognosi infausta. Quindi sono due situazioni da tenere, a mio parere, molto distinte. Perché si fa spesso confusione, no? È chiaro che una vita ritenuta qualitativamente non più accettabile dal paziente viene vissuta con difficoltà e con peso. Spetta, io credo, ad una società civile che voglia dirsi tale, garantire le condizioni perché queste estreme fragilità trovino comunque accoglienza, accompagnamento, vicinanza. È chiaro che di fronte all'abbandono o comunque al non supporto, al mancato supporto, qualunque paziente invoca di farla finita il prima possibile. Ma credo che spetti, ripeto, ad una società civile che voglia dirsi tale, ma anche ad una medicina che voglia dirsi non soltanto orientata alla ipertecnologizzazione, ma anche a quella umanizzazione che di fatto ha sempre caratterizzato la medicina, farsi vicina e compagna a sostenere queste gravissime situazioni di difficoltà. Questa sera avete messo insieme diversi aspetti di questo problema, toccherete diversi argomenti e diverse angolazioni. È un modo per parlare, per confrontarsi. Sì, perché in questo momento il diritto ovviamente sta seguendo alcune direzioni. In particolare certe sentenze negli ultimi 10 anni hanno orientato in maniera diversa anche l'opinione pubblica. Ma dietro il diritto ci deve essere una riflessione di tipo antropologico. Non possiamo prescindere dal far sapere, dal sapere, dal far sapere qual è la visione di uomo che c'è dietro. E poi c'è il tema della medicina che si deve fare compagna e vicinanza rispetto alle situazioni di grave disabilità. Non sono assolutamente favorevole al cosiddetto accanimento terapeutico, tra l'altro parola bruttissima, pensare che un medico si accanisca mi sembra veramente, ma non dobbiamo neanche arrivare all'eccesso opposto che è l'abbandono terapeutico. Oggi molte spinte, comprese quelle di tipo economicistico, ci porterebbero a dichiarare ormai perse certe situazioni e pertanto consentire a queste una celere fuoriuscita. Bene, grazie. Allora non ci resta altro che ascoltare gli interventi dei relatori. Faccio semplicemente da traghettatore rispetto all'introduzione per dare immediatamente la parola ad Alberto Gambino, che ringrazio personalmente e a nome dell'Associazione Locale di Scienze Vita, perché lo abbiamo costretto ad un piccolo tour de force, lo abbiamo prelevato a Roma e domani mattina alle 7 riparte per Roma. Quindi grazie davvero Alberto per questa tua disponibilità. Da quando Alberto è presidente dell'Associazione Nazionale ha visitato numerose sedi dell'associazione sparse nel territorio. Sono circa un centinaio le associazioni, più attive, meno attive, e il fatto che il Presidente nazionale abbia voluto conoscerne una larga parte è motivo di vanto per le associazioni che lo ricevono, ma anche di pungolo per un impegno attivo. Poiché nei giorni scorsi
è giunta il disegno di legge approvato alla Camera, al Senato, il 21 di aprile, ecco che l'attualità di questo tema, che è stato scelto quasi 2 mesi fa, è proprio attualissima. E allora a te chiediamo di lumeggiare un po' gli aspetti che dal punto di vista del diritto in qualche modo ci interrogano. Grazie davvero di questo invito. Il testo ancora non è una legge, andrà al Senato, verrà discusso e verificheremo se al Senato diventerà una legge o viceversa tornerà alla Camera, perché magari ci saranno delle modifiche. E il titolo del nostro incontro è Alla fine della vita. Anche le belle parole di chi ci ha introdotto fanno intendere che davanti alla vicenda della fine della vita tutti noi abbiamo dei punti interrogativi. Questo disegno di legge non si occupa di fine della vita. Questo è il primo equivoco, perché si sta facendo intendere che è un disegno di legge che riguarda soltanto coloro che davanti a una malattia terminale sono ormai davanti a pochi giorni, ancora un breve periodo della propria vita, un'afflizione fisica, psichica, e quindi certo umanità vuole che si rifletta come verrà vissuto questo breve tratto della propria vita. Ma la legge, il disegno di legge, non riguarda questo. Facciamo attenzione. Il disegno di legge si articola in 3 parti. La prima parte riguarda un tema importante che va sotto il nome di consenso informato. Ciascuno di noi, quando viene ricoverato, quando viene sottoposto a una proposta di terapia, gli viene formulato un modulo nel quale ci sono una serie di indicazioni che riguardano i rischi, le possibili soluzioni che può dare quella terapia, ma anche le possibili soddisfazioni che vengono da un fatto che c'è sempre un rischio nell'attività medica. E questo tema del consenso informato fa dire a tutti noi, quando ci troviamo nelle vesti di paziente, che il consenso non è mai davvero informato. Quanti di noi hanno sottoscritto, hanno firmato un modulo senza neanche leggerlo, o comprendendolo solo parzialmente, anche se magari il medico si è sforzato di descrivere, di dire, ma poi lì c'è l'ansia, il momento, l'emotività, anche un po' la rassicurazione che viene data, soprattutto quando non è una cosa grave, e quindi uno sì, lo firmo, ma insomma so che tanto quel rischio non c'è. Allora, il tema del consenso informato ovviamente non riguarda la fine della vita, no? Riguarda qualsiasi intervento terapeutico che viene proposto ad un paziente, dal più banale a quello più significativo, dove anzi quell'intervento è fatto proprio per allontanare la fine della vita. Questa legge, questo disegno di legge, ripeto, si occupa dunque anche di questo nella prima parte. E dunque dice che il paziente può rifiutare qualsiasi trattamento sanitario. Questo è pacifico, non c'è nulla di nuovo in questo principio, perché certamente nella libertà di piena disponibilità del proprio essere, già la Carta Costituzionale, ma qualsiasi contesto di proposta di terapia, si sa che se il paziente dice no, e dice no anche ad una cosa che apparentemente è banale, ma che potrebbe però provocare delle conseguenze
molto significative. Abbiamo casi di mancata amputazione di un arto, piccolo arto, che tuttavia non si può essere obbligati. E quindi il paziente si rifiuta, poi magari c'è la cancrena, e poi casi che ci sono e si muore. Non si può fare nulla, perché questa volontà del paziente di rifiutarsi, di essere sottoposto a un intervento, diciamo così, sul proprio corpo, effettivamente è corretto che sia dentro la libertà piena. La legge non dice nulla di nuovo. L'unici momenti in cui si è sottoposti a dei trattamenti senza la volontà è perché in quel momento il paziente è incosciente e quindi c'è un evento accidentale, improvviso, imprevisto, un incidente, e certamente lì c'è il dovere del medico di mettercela tutta invece per salvare quella vita, e non si sa in quei momenti se il paziente avrebbe voluto o non avrebbe voluto, molto probabilmente avrebbe voluto. Però qui già saremmo in un caso che non è più il consenso informato, perché qui manca la possibilità di dissentire, perché si è in uno stato di incoscienza. Quindi la prima parte in realtà si occupa della possibilità di essere informati, di esprimere il consenso, ma anche di dire no consapevolmente. Dentro questo concetto di consenso informato, corretto, e c'è un passaggio che il disegno di legge risolve in un certo senso, e cioè nel momento in cui ti viene proposta una terapia, un intervento, tu puoi dire sì, puoi dire no, devi essere informato e poi puoi dire sì, puoi dire no. Poi può capitare che l'intervento già è stato fatto, il presidio già è stato apposto e tu ti trovi quindi in una situazione dove magari originariamente hai detto sì, ma a un certo punto non sopporti più quel presidio sanitario, anche una flebo, eh? Poi il caso, abbiamo tanti casi, pensate al caso Welby, no? Respiratore artificiale. Allora lì il consenso aveva detto sì, ci si domandava, e se io dopo che mi è stato applicato questo presidio voglio dire no, lo posso fare? Ciò esiste, oltre che al consenso, anche un dissenso successivo. Qui effettivamente c'era un punto interrogativo, perché la nostra giurisprudenza, i nostri giudici non erano così chiari nel dire che una volta attivato quel presidio, davanti alla richiesta del paziente di disattivarlo e dunque anche di porre termine alla propria esistenza, così come nel caso in cui non vuole qualcuno che si attivi quel presidio, anche la disattivazione può comportare la morte, poiché però questo è un caso diverso dall'altro, perché qui ci vuole l'intervento del medico. Un conto è arrivare in ospedale e dire no, no, non voglio nulla, il medico dice io certo non posso forzosamente metterti le mani addosso. Un conto è che invece già c'è quel presidio e si chieda al medico di staccarlo, è perché qui c'è un'altra persona, anche il medico è persona e non è individuo, non solo il paziente non è individuo ma è persona, e l'altra persona potrebbe non sentirsela sapendo che il distacco di quel presidio significa morte di quel soggetto. E quindi qui effettivamente la giurisprudenza nel caso di Welby, dove c'è stato, nel caso era addirittura un anestesista che ha assedato il paziente, ha levato questo respiratore e poi inevitabilmente senza respiratore questo paziente è morto. Era stato intentato un giudizio davanti ai giudici penali e poi si è arrivati a una decisione che si è detto che quel anestesista aveva adempiuto a un dovere che gli discendeva dal diritto del paziente di poter anche interrompere. Ma era una sentenza di un giudice, tant'è che poi non ce ne sono state altre su questo. E quindi questo punto
era una questione aperta. La legge questa questione la chiude, perché dice sì, il paziente non solo può rifiutare il trattamento che gli viene proposto, ma può anche chiedere l'interruzione di un trattamento in essere. Può chiederla al medico e il medico deve eseguire questa richiesta. Attenzione! Quindi qui siamo davanti a una situazione che non è di fine vita. Perché una persona con un respiratore artificiale non è in una situazione di fine vita. La sua vita potrebbe, una vita di sofferenza, ma potrebbe durare 10, 15, 20, 30 anni, 40 anni. Per questo vi dico che non è una legge su fine vita. E non solo, ma la legge dice che il medico qui lo deve distaccare. E allora c'è il primo problema. Ma davvero il medico deve sempre eseguire ciò che gli viene richiesto dal paziente, anche se questo confligge con la propria coscienza? Questo sarà uno dei temi da affrontare al Senato, perché attualmente invece la legge dice che il medico sì, deve operare quel distacco. Pensate quanto è delicata questo aspetto. Qui entra in gioco non solo la volontà del paziente, ma anche la dignità di un medico che nasce per curare e che in questo caso invece deve operare il distacco di un presidio che porta alla morte. Primo punto interrogativo importante della legge, così come è formulata la Camera. Quindi qui non è un tema di fine vita. Secondo aspetto di questo disegno di legge, il cosiddetto testamento biologico. Ci sono cioè delle situazioni, ho fatto l'esempio del paziente che all'improvviso si ritrova in un pronto soccorso dopo un incidente stradale in assenza di poter esprimere il consenso, e allora lì si pone il problema se il paziente voglia o non voglia che venga operato quel trattamento sul suo corpo. Oggi la legge è legata a dei principi della tradizione giuridica antica, si va addirittura al diritto romano, che si chiama lo stato di necessità, cioè che certamente un medico in questo caso deve far prevalere il bene superiore che la vita di quella persona, anche se il paziente non gli ha detto nulla, perché opera in uno stato di necessità, deve salvarlo, deve mettergli anche quel respiratore artificiale. E allora qui si aprono delle questioni, perché il paziente effettivamente essendo incosciente non aveva detto sì. E infatti i casi che abbiamo avuto, ricordate il caso Englaro? Il caso Englaro era questa seconda ipotesi, e cioè una giovane ragazza che ha un incidente, si trova in una situazione di incoscienza, non parla lei ma parla in quel caso il genitore e comunque gli viene messo in questo caso un sondino, la situazione fa sì che questa donna si risvegli ma non a tal punto da recuperare appieno tutte le sue capacità psicomotorie e quindi rimane in una situazione così vigile ma alimentata artificialmente da un sondino. E passano degli anni, passano altri anni e a un certo punto lei non può esprimere alcuna volontà, il papà, ma non come papà ma come tutore, chiede il distacco di quel sondino, che significava che non sarebbe più stata alimentata e dunque sarebbe morta. E come lo ha chiesto quel distacco? Dicendo che questa giovane donna avrebbe voluto così, e cioè che c'era un testamento biologico ricostruito attraverso testimonianze, attraverso presunzioni, perché questa giovane donna aveva detto davanti ad un dramma sciistico, c'era un campione di sci che a un certo punto subiva un incidente e finiva poi in una condizione anche lui di
immobilismo e di incapacità, aveva detto davanti a questa vicenda: non vorrei mai trovarmi in quella situazione. Tutti noi diremmo poco per dire che era un testamento biologico, perché tutti noi avremmo detto: non ci vogliamo trovare in quella situazione. Sta di fatto che qui i giudici hanno ricostruito che quella era una sua dichiarazione anticipata di rifiuto di un trattamento che poi lei effettivamente si è trovata a subire. Siccome effettivamente quel caso ha spaccato l'Italia, questa legge interviene e dice: bisogna essere chiari, non basta un ricordo del padre e della figlia davanti alla televisione, c'è bisogno di un atto scritto dove tu scrivi: se dovesse capitarmi un incidente e le conseguenze fossero che io debbo essere, che so, attaccato a un respiratore, già da adesso vi dico: non mi attaccate al respiratore. Questo è il testamento biologico, in sostanza. E allora qui si pongono di nuovo dei problemi. Primo, che questo testamento non si fa in un momento di fine vita, quindi di nuovo siamo fuori dal fine vita, si fa come siamo qui tra di noi, in un momento di piena coscienza, che si pensa a un evento incerto, imprevedibile, davanti al quale uno dice: io ritengo che non lo sopporterei e quindi metto per iscritto che se dovesse capitare non applicatemi nessun sondino, nessun presidio. E allora qui c'è un tema importante, che è il salto tra come siamo noi oggi, quello che pensiamo oggi e quello che potrebbe essere di noi stessi tra un anno, tra due anni, tra cinque anni, tra dieci anni. Che so, la nascita di un figlio potrebbe far rivedere queste situazioni. Uno dice: no, io rifiuto tutto, però poi nasce un figlio e magari non è vero che rifiuto tutto, c'è un bene talmente importante che a questo punto, certo, anche una mia vita menomata può portare a dare una ragione di esistenza. E quindi questo testo scritto, se fosse così rigido da essere un ordine per il medico, potrebbe fare davvero condurre a delle situazioni drammatiche, perché diventerebbe un ordine dato in un momento che non è il momento in cui si verifica l'evento dannoso e il danno, ma molto prima. E quindi qui c'è un punto interrogativo: se è giusto utilizzare questo strumento in modo vincolante per il medico. È giusto che ciascuno di noi possa dire quali sono le sue preferenze, cosa possa rifiutare, ma tanto da diventare per il medico un diktat? Ora qui la legge qualche aggiustamento alla Camera l'ha fatto, perché nella prima stesura diceva effettivamente che era un diktat per il medico. Ora il testo che è uscito dalla Camera dice: beh, il medico deve anche valutare se questo testamento che è stato scritto è davvero congruo rispetto allo stato di patologia che si presenta davanti ai suoi occhi. Quindi questo giudizio di congruità un po' mitiga questa assolutezza. La mitiga fino a un certo punto, perché poi, come immaginate, chi è l'arbitro della congruità? Non il medico, non il paziente, il magistrato. Sono circa 15.000 magistrati in Italia, ognuno con la sua visione del mondo, ognuno con il suo sostrato culturale, ognuno con la sua raffinatezza giuridica, ognuno con un'idea diversa. E quindi per uno potrebbe essere congruo che a quel paziente, nonostante abbia scritto "non vorrei trovarmi in quel", il medico però invece ritiene che non è poi così invasivo quel presidio. Per un altro invece potrebbe essere invasivo, anche se magari è una cosa transitoria. Quindi qui c'è un tema anche di dare una lettura, di evitare che poi si vada avanti ai giudici continuamente con dei casi diversi. E quindi l'aspetto è che quando si fa un testamento biologico bisognerebbe senz'altro dire tutto e più di tutto ed essere davvero informati. Pensate che questo testo di legge dice che questi testamenti biologici non si debbano necessariamente scrivere davanti a un medico.
che comunque informerebbe, direbbe, si può fare anche davanti a un notaio, davanti a un funzionario pubblico. Ma che ne sa il notaio e il funzionario pubblico di quelle che sono le conseguenze di un certo trauma, di una patologia? Che ne sa? Legge, autentica la firma e finisce lì. Che informazione ha il ragazzo di 19 anni che scrive un testo dove scrive tutta una serie di cose che non vorrebbe che gli capitassero e poi lo lascia lì quel testo e un domani questo testo dove malauguratamente veramente quel ragazzo fosse vittima di un incidente e il medico legge quel testo di un ragazzo che l'ha scritto magari anni prima senza nessuna informazione, che fa il medico in scienza e coscienza? Applica la lettera a quello che c'è scritto? Oppure bisogna lasciargli una discrezionalità del medico che cura la persona, che salva la vita? Ecco, questo è un altro profilo molto importante, perché ne va davvero anche della dignità del paziente, del medico. In questo secondo aspetto c'è un profilo delicatissimo, che tra le cose che si possono rifiutare c'è anche l'alimentazione e l'idratazione artificiale, in buona sostanza quel sondino nasogastrico che era stato applicato a Eluana Englaro. Qui il tema è delicatissimo, perché dicono in Parlamento tutti i parlamentari tranne un gruppetto, è un atto medico, perché per applicare quel presidio serve un medico, e quindi un atto medico, e quindi si può rifiutare. È solo che qui non abbiamo di nuovo a che fare col fine vita, perché il sondino nasogastrico ce l'aveva anche il DJ Fabo, che era questo povero ragazzo che ha avuto un incidente e che, finito infermo, paralizzato, veniva anche lui alimentato da un sondino nasogastrico, ma non era una condizione di fine vita, era una condizione di disabilità grave, che però andava avanti, anzi lui, anche se con difficoltà, esprimeva il suo modo di essere attraverso la sua compagna che rappresentava un po' il pubblico e i suoi desideri, quindi era vivo fino in fondo, non era una condizione di fine vita. E con questa legge, laddove fosse approvata, in quella vicenda si potrebbe chiedere il distacco del sondino nasogastrico e successivamente la sedazione. E questo significa che il medico si trova davanti a una vicenda davvero molto dura. Di nuovo non un paziente in uno stato di fine vita, ma un paziente disabile, che non sopportando la sua disabilità chiede di non essere più alimentato perché è l'unico modo per morire. Poiché non lo si vuole far soffrire, dopo che gli viene levato questo presidio, passa un giorno, passano due giorni di sofferenza, verrà sedato per evitare che abbia dei dolori e muore. E questo anche obbliga il medico sempre? Attualmente il disegno di legge lo obbliga. E qui chiederemo con forza che al Senato ci possa essere la possibilità di svincolarsi dicendo che non è un obbligo professionale questo. Potranno esserci medici che lo faranno se la legge dice questo, ma ci dovranno per forza essere medici che potrebbero essere liberi, che io non me la sento di far morire questa persona in questo modo. Questa è una seconda criticità molto importante di una vicenda che non riguarda il fine vita, perché riguarda un paziente che non è in una situazione di malattia terminale, ma è una malattia, una condizione in questo caso, di disabilità, che può andare avanti. Ecco, il terzo profilo problematico di questa legge è che attraverso questi principi che vi ho esposto, che cosa capiterà? È una cosa molto brutta, e cioè che i medici, davanti all'incertezza
e al fatto che se non fanno le cose che vi ho descritto incorrono in responsabilità penale e civile, e i medici sanno che se loro violano la legge non c'è assicurazione sanitaria che gli ripaga il danno che hanno provocato, perché l'assicurazione può pagare il danno se c'è stata una mancanza di diligenza, un'incuria, una colpa, ma non quando si viola la legge, non quando si compie un atto doloso. Quindi i medici pagherebbero di tasca propria. E cosa succede a quel punto? Che tutti i medici, in buona fede o in mala fede, eviteranno di intervenire. E qual è la conseguenza? È l'abbandono terapeutico. Perché davanti a delle situazioni incerte, il medico dice: ma scusate, io tengo famiglia, posso ritrovarmi davanti a un giudice per i prossimi 15 anni a combattere fino in Cassazione con una richiesta di risarcimento magari di 1 milione di euro perché ho violato la legge, perché in questo caso io avrei dovuto accompagnare con una sedazione, non l'ho fatta, Facciamo attenzione, perché a questo punto dentro le corsie di ospedale si aspetterà scritto sulla pietra il consenso, perché solo se scritto sulla pietra il medico potrà andare davanti al giudice: io ho fatto questo perché me l'ha chiesto il paziente. Ma se non ce l'ha scritto sulla pietra, davanti alla conseguenza dell'inadempimento, il medico, e sfido, diventerebbe quasi eroico a dire: no, no, io voglio andare fino in fondo, perché questa è una di quelle vicende che questo sondino di alimentazione ora serve, ma certamente fra una settimana non servirà più e il paziente riprenderà, come è per gran parte dei casi. Caso in claro sono casi limite, ma per gran parte dei casi tutti noi siamo stati alimentati artificialmente per dei brevi momenti. E non lo fa, non lo può fare se c'è stato quel rifiuto, anche se dopo una settimana, dopo 3 giorni gli viene lì, si è ripreso il paziente e continua a vivere. A quel punto preferisce non applicarla, perché viene ritenuta terapia medica quella. Ecco, questi sono alcuni aspetti per me molto significativi di un disegno di legge. Lasciamo stare se dietro c'era questo intento. Non possiamo fare il processo alle intenzioni di chi scrive le leggi. Magari c'erano intenzioni migliori del mondo per levare questa incertezza nei tribunali che vi ho descritto. Certamente l'effetto è che invece questo deresponsabilizzerà il medico, ma non perché il medico lo fa a cuor leggero, ma perché sarà vincolato da questa norma a sentirsi deresponsabilizzato, perché altrimenti incorrerà in gravi sanzioni di tipo penale e in gravi richieste di risarcimento di tipo civile. Che significa la fine della propria esistenza anche per il medico, che verrebbe afflitto. Allora, la valutazione complessiva di questa legge. Ci sono stati dei miglioramenti alla Camera. Per esempio si dice che il paziente non potrà mai fare delle richieste che vanno contro la legge, contro la deontologia medica, contro le buone pratiche clinico-assistenziali, ma richieste, cioè il paziente ovviamente non può richiedere di essere ucciso, ma il paziente invece potrebbe chiedere il distacco, come vi ho fatto vedere, del presidio, dell'alimentazione e idratazione, perché queste non sono contro la legge, perché la legge è proprio questa. Quindi se prima di questa legge sarebbero state contro la legge, nel momento in cui viene approvata una legge, evidentemente la richiesta del distacco del sondino nasogastrico, del presidio, del respiratore artificiale, non è più contro la legge. Quindi ci siamo in una situazione che qualcosa è stato inserito nel testo di legge, ma non a tal punto di scongiurare. Ripeto, qui non è tanto un tema di eutanasia, è più un tema di abbandono terapeutico, perché certamente il tema dell'eutanasia, qui se sentiamo in giro le persone e tra di noi parliamo, tante persone diranno: ah, ma il DJ Fabbo che poteva fare, lasciategliela quella libertà. Ma il tema non è quel caso singolo anche disperato, il tema è che per
risolvere quel caso singolo dal punto di vista giuridico, si inserisce nel nostro ordinamento, che è già un codice deontologico che prevede già tutto, in senso positivo, ma che prevede anche delle situazioni di conflitto come vadano risolte, inserisce a questo punto dentro il disegno di legge una vicenda per cui, partendo dal caso estremo del DJ Fabbo, impone al medico di astenersi per gran parte dall'intervenire se non c'è stata una richiesta espressa in tal senso, il consenso informato. E questo dà luogo all'abbandono terapeutico, cioè ci saranno 10, 20, 200 casi di persone che vanno in Svizzera a chiedere l'eutanasia. Sì, ci sono, forse anche di più, ma ce ne saranno almeno 15-20 mila di pazienti che stanno nelle corsie d'ospedale e non chiedono questo, ma nel momento in cui passa questa legge rischiano che il medico rimanga nell'incertezza ferma, perché il paziente è la persona più fragile in questa vicenda, è quello meno in grado di esprimere, in un momento in cui si mette in discussione la sua salute, di quella freddezza, lucidità di dire facciamo questo, questa, ma quando mai? Ma quando mai? Il paziente è lì, è infastidito da tutto e quindi vorrebbe liberarsi subito di tutto e basta una sua dichiarazione per bloccare una terapia. Questo potrebbe portare come conseguenza questa legge. Delle situazioni di tacito abbandono terapeutico nelle corsie d'ospedale legata a una necessità di preservare la responsabilità del medico che altrimenti diventerebbe molto gravosa. Allora, davanti a questa situazione, Scienze e Vita, il Movimento della Vita, tutte le associazioni, qui non si tratta di fare battaglie frontali, scendere in piazza, si tratta di recuperare un po' l'intelligenza delle persone, a cominciare dai nostri parlamentari, di argomentare, di spiegare che non è il caso di chi si vuole autodeterminare andare a chiedere l'eutanasia, ma è il caso di tante altre persone che non hanno affatto questa chiarezza, non ce l'hanno e non possono, in assenza di questa chiarezza, essere interpretate come situazioni che, poiché non c'è la chiarezza di quello che stanno chiedendo, allora non si interviene, perché questa legge spinge a questa vicenda, che o c'è un consenso, una dichiarazione molto chiara, o necessariamente nell'ambiguità, per non finire nelle mani di un magistrato, ci sta in quel momento l'immobilismo delle strutture. E per chiudere, e non possiamo tacerlo, c'è un tema di bilancio della sanità, c'è un tema di costi della sanità. Se noi mettiamo insieme quello che vi ho detto, con esigenze che ci sono, chi lavora nella politica, nelle regioni, sa come si cerca di far quadrare i conti gli assessori alla sanità, sa perfettamente che lì potrebbe scattare anche forse un latente cinismo nel dire questo è anche un modo per ridurre i costi della sanità. E quindi le due cose insieme, paziente che più di tanto non riesce a dire e quindi implicitamente viene un po' abbandonato, significa anche risolvere alcune questioni di bilancio nella sanità. Ecco, questa è un'altra argomentazione davvero di grande ragionevolezza, che con le persone, credenti o non credenti, devono davvero portarle a chiedere il miglioramento di questo testo di legge. Vi ringrazio. Grazie Alberto. Mi pare che il panorama sotto il profilo del contenuto di questo disegno di legge, più chiaro di così, chi lo vuol capire lo capisca e lo capisca bene. Dietro tutto questo però, un'altra delle parole con le quali stasera vorremmo lasciarci suggestionare è il tema della dignità della persona, della dignità umana. E allora abbiamo chiesto a Giorgio Giovannelli di darci un po' la misura dei confini di questa dignità. Dove sta la dignità della persona, la dignità umana? Le vicende parlamentari che l'Italia sta vivendo in questi giorni circa l'approvazione della legge sul fine vita sono espressioni di un contesto culturale che ha radici ben precise.
Essi affondano le loro braccia all'interno di una filosofia della quality of life che ha una sua precisa visione e concezione della persona umana. Nel mio intervento, prendendo le distanze da una simile impostazione di pensiero, cercherò di mostrare come la vita umana è inviolabile e come tale inviolabilità è dovuta essenzialmente alla dignità della persona stessa. Si tratta di un percorso che desidero compiere primariamente dal punto di vista razionale, ben sapendo che la fede e la Sacra Scrittura confermano tale dato. Dopo esserci resi conto della dignità della persona umana e dello statuto antropologico di essa, sarà poi conseguenziale il cammino che, a ben vedere, oltre che a mostrarci il perché al rifiuto di eutanasia, che è anche una sua forma omissiva, e di qualsiasi atto attraverso il quale si decide la morte di una persona, più che su questo si cercherà di far notare come il punto pruriens della questione sta soprattutto nell'incapacità odierna di cogliere la possibilità di senso che anche la sofferenza umana e il dolore può portare con sé. E allora ci chiediamo che cosa è o chi è la persona. È dato ormai acquisito ed arcinoto che il termine persona viene coniato in ambito della teologia trinitaria nei secoli IV e V, quando si cercava di studiare la Trinità con obiettivo di cogliere ciò che distingueva il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel mondo greco-romano pre-cristiano il concetto di persona era totalmente diverso da quello odierno. E se dovessimo andare a cercarne il significato in un vocabolario del tempo, alla voce persona troveremmo la maschera che l'attore indossava nelle rappresentazioni teatrali per interpretare la parte assegnata. Il termine, ripeto, assume un significato totalmente diverso grazie alla riflessione teologica successiva che in merito raggiunge una definizione di persona con Severino Boezio nel IV-V secolo, il quale definisce la persona come sostanza individuale di natura razionale. Tale definizione, che è corretta in sé, sarà poi perfezionata da Tommaso d'Aquino, che con la sua speculazione teologica e filosofica riesce ad arrivare al cuore della questione, facendoci cogliere ciò che fonda la dignità e l'eccellenza della persona umana, ossia il suo atto d'essere. Senza entrare eccessivamente in disquisizioni metafisiche ed eccessivamente astratte, voglio solo con voi per breve tempo riflettere sugli atti che la persona può compiere, applicando ad essi il principio che dall'agire poi possiamo passare all'essere, l'agire come conseguenza dell'essere. E così ci rendiamo conto che dagli atti che quotidianamente viviamo, noi cogliamo che la persona appartiene in special modo al genere delle sostanze, intendendo per sostanza ciò che sussiste in sé e non per altro. E facciamo subito un esempio. Il colore, l'odore, il sapore non sussistono in se stessi, ma sempre in riferimento ad altro. Io per strada non ho mai visto il colore camminare o non ho mai visto il sapore da solo da qualche parte. In termini filosofici, essi si chiamano accidenti, che non hanno il significato del linguaggio contemporaneo. Come ci accorgiamo, anche il termine sostanza non può essere compreso alla luce del vocabolario quotidiano. E gli accidenti significa che essi sono proprietà di qualcos'altro. La sostanza, invece, è ciò che sussiste in se stessa e in se stessa si compie un significato. Nel mondo delle sostanze, la speculazione filosofica afferma che ve ne sono tantissime, ma tra di esse ve ne è una che eccelle per la sua perfezione di essere e tale sostanza è appunto la persona. Essa si distingue da tutte le altre sostanze perché? Perché le persone, come dirà San Tommaso d'Aquino,
hanno il dominio dei propri atti e perché agiscono per se stesse. Cerchiamo di cogliere un po' meglio la questione, aiutati dall'Aquinate, che scrive testi meravigliosi della persona in vari suoi scritti, nel De Potentia, nella Summa Theologiae. Ebbene, aiutati da Tommaso, cerchiamo di cogliere la perfezione della persona dagli atti che essa è in grado di esperire, per poter così giungere ad una miglior concettualizzazione della sua dignità, che, come dicevo in apertura, è ciò che fonda l'inviolabilità della vita umana. Mentre io affermo qualcosa del mondo, di ciò che mi circonda, solo per fare un esempio, io sperimento immediatamente me stesso come soggetto e come punto terminale della realtà. Il mio atto del conoscere non è cosciente di se stesso, ma mentre penso, io sono cosciente di ciò che sto pensando. Sono io che voglio pensare, come sono io che voglio, e non è la mia volontà a volere. In altri termini, noi siamo autocoscienti di noi e dei nostri atti. Certo, non è l'autocoscienza che costituisce la sostanzialità della persona. Questa è una linea seguita da molte filosofie che vedono l'autocoscienza come costitutiva della persona e quindi lo stato vegetativo, che io non definisco permanente ma persistente, sarebbe già una condizione clinica che porta alla perdita dello statuto antropologico di persona. L'autocoscienza non è costitutiva della persona, è descrittiva della persona. Quindi l'autocoscienza rivela l'eccellenza della persona e costituisce la radice della capacità della persona di muovere se stessa all'azione, la libertà di agire. La libertà di agire può essere così analizzata: posso, ma non sono costretto. Tra il posso e il non sono costretto si inserisce il voglio e non voglio. L'emergere dell'io posso, ma non sono costretto, fa emergere nella nostra coscienza un qualcosa che sta oltre la coscienza, che è il nostro io come soggetto che agisce e come vera causa dei nostri atti. Non è solo la coscienza della mia volontà, ma è la presenza di un io, che in Tommaso non è un io psicologico, ma è l'io personale, che muove se stesso ad agire. In altri termini, chiamiamo questa operazione come autodeterminazione. L'autodeterminazione è un evento unico nell'universo creato e dona alla persona una incomparabile perfezione nel suo modo di partecipare all'essere. La persona, in altri termini, è un inizio assoluto. Nell'autodeterminazione si inserisce l'autodominio, che il muovere o non muovere se stessi verso determinati atti. Con questi ragionamenti, che in questa ora del giorno possono essere anche un po' faticosi, da questi brevi spunti desidero farci rendere conto che l'io, che il nostro io, non è fagocitato dai suoi atti, ma sta al di là di essi. In altri termini, il nostro io è inderivabile, non deriva da altro, è sussistente. Un ultimo passo. L'autodeterminazione ha anche una dimensione etica. Che cosa fa muovere una persona ad agire o a compiere qualcosa? È la considerazione che la ragione compie circa la misura della bontà dell'oggetto. In pratica, la nostra ragione valuta l'ordinabilità dell'oggetto al fine della nostra esistenza. In pratica, la persona compie un giudizio del suo agire. Ci rendiamo così conto che l'autodeterminazione è creativa, perché muove la persona ad agire, mentre il giudizio è descrittivo. L'una crea, l'altro dice. E giungiamo così alla fine di questo piccolo percorso che ci porta ad un concetto preciso
che è il concetto di libertà. La persona, con autocoscienza, si autodetermina in seguito al giudizio emesso sull'oggetto, muove se stessa ad agire perché è veramente libera. E la libertà nostra di persone ha due dimensioni. La libertà per l'esercizio degli atti e la libertà per l'oggetto da raggiungere. Io posso scegliere se muovere me stesso a compiere certi atti e posso scegliere l'oggetto verso cui i miei atti liberamente autodeterminati si devono dirigere. La prima forma di libertà, senza la seconda, sarebbe un mero vagabondare esistenziale, mentre la seconda forma di libertà, senza la prima, sarebbe un mero determinismo ad agire. Si tratta, in sintesi, del compito più alto che ci è stato affidato, che è quello di educarci all'autentica libertà, per la quale una persona, più che essere un dato di fatto, è soprattutto un compito. Sì, siamo persone, è un dato di fatto, ma oltre ad essere un dato di fatto, l'essere persone diventa per ciascuno di noi un compito, perché la persona genera in un certo qual modo se stessa attraverso gli atti che compie. Tutto questo piccolo e faticoso percorso ci fa cogliere che cosa? Ci fa cogliere l'eccellenza della persona e ci porta, attraverso l'esame delle operazioni che essa compie, al suo essere che su questa terra non ha eguali. Questo dato è confermato, come dicevo prima, dalla Sacra Scrittura. Nel libro della Genesi si legge che l'uomo, dopo aver imposto il nome agli animali, si sente triste, perché, come sottolineava Giovanni Paolo II, si sente solo, non trovò qualcuno che gli fosse simile. Giovanni Paolo II, nelle sue catechesi, ci ricorda che l'esperienza di questa solitudine originaria che l'uomo vive, in realtà, è una presa di coscienza del suo essere infinitamente superiore in dignità rispetto a tutti gli altri enti creati. In pratica è una tristezza, dice il Papa, che Dio vuole che l'uomo sperimenta nella sua fase originaria, perché attraverso questa tristezza l'uomo deve prendere coscienza della sua infinita dignità ed eccellenza rispetto agli altri enti creati. Il dato di fede, come sempre, conferma e corrobora quanto detto finora. E lo fa quando nella stessa Genesi si legge, in riguardo alla creazione dell'uomo, che si afferma come immagine di Dio. Così l'eccellenza metafisica dell'uomo gli consente di poter entrare in libera relazione con Dio, in una libera e volontaria relazione di amore. E vorrei così citarvi alcuni passi di un documento conciliare, la Lumen Gentium, dove quasi all'inizio si afferma che l'uomo è il significato, il vertice dell'universo e del mondo creato. Dice così il testo conciliare al numero 14. L'uomo, in verità, non sbaglia a riconoscersi superiore alle cose corporali e a considerarsi più che soltanto una particella della natura o un elemento anonimo della città umana. Infatti, l'uomo, nella sua interiorità, trascende l'universo delle cose. In quelle profondità egli torna, quando fa ritorno a se stesso, là dove lo aspetta quel Dio che scruta i cuori, là dove sotto lo sguardo di Dio egli decide del suo destino. E sempre il medesimo testo conciliare, al numero 12, così afferma. La Sacra Scrittura insegna che l'uomo è stato creato ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il suo Creatore, e che fu costituito da Lui sopra tutte le creature terrene, quale Signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di Dio. Che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di Lui, o il figlio dell'uomo che tu ti possa prendere cura di Lui?
L'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore e lo hai costituito sopra le opere delle tue mani e tutto hai sottoposto ai suoi piedi. L'intento di questo mio primo momento di riflessione, di spunto, era di carattere fondativo. Ho cercato, ben conscio di non poter affrontare tutto nello spazio di una breve riflessione, ho cercato di mostrare ciò che fonda il principio che sta alla base di tutto, la dignità della persona umana. Non è possibile definire la dignità della persona umana, perché parlare di questo concetto significa entrare in relazione con l'infinito, tanto che in teologia si afferma che l'io personale è incomunicabile, non potrà mai essere comunicato in senso positivo totalmente ad un altro, perché nel nostro io personale è nascosta la piega dell'infinito. In merito, mi piace aggiungere qualche altra riflessione che costituisce la sintesi di quanto finora accennato. La persona costituisce la più perfetta partecipazione all'essere, ma è più realizzabile nel mondo creato. Tale superiorità, afferma Seyfert, si coglie negli attributi della nostra coscienza, del nostro autopossesso, della nostra autodeterminazione, nella nostra capacità di distinguere il bene dal male, infine nella nostra capacità di trascenderci per autorealizzarci. Karol Wojtyła ha delle espressioni mirabili circa la dignità della persona umana e afferma in Amore e responsabilità quanto vi cito: l'uomo è oggettivamente qualcuno ed in questo consiste ciò che lo distingue dagli altri esseri del mondo visibile, che sono sempre un qualcosa. Questa distinzione semplice, elementare, mette in evidenza tutto l'abisso che separa il mondo delle persone dal mondo delle cose. In sintesi, la persona è in un certo senso l'ente più reale, più obiettivo di tutti. Attraverso il suo autopossesso cosciente e la sua libertà, la persona esiste in un senso più proprio che tutti gli altri enti ed è l'essere in senso proprio. Passando al secondo punto, vorrei, posto il dato fondativo, fare delle conseguenze sull'agire che sono appunto derivate dall'essere. Ed emergono alcune considerazioni. Che la vita in se stessa sia un bene, prima ancora di ogni ragionamento possibile, è comune percezione immediata che ciascuno di noi può riconoscere in sé, nella propria reazione, quando si verificano le occasioni di offesa della vita con cui quotidianamente ci possiamo impattare. La tradizione morale cattolica e l'autorevole magistero hanno sempre ritenuto la vita come un bene che deve essere tutelato e hanno sempre considerato come parte del quinto comandamento non uccidere sia il dovere morale di conservare e di tutelare la propria vita, ma anche il dovere morale di conservare e di tutelare la propria salute. Nel rituale del sacramento per l'unzione degli infermi leggiamo così nell'introduzione: rientra nel piano stesso di Dio e della sua provvidenza che l'uomo lotti con tutte le sue forze contro la malattia in tutte le sue forme e si adoperi in ogni modo per conservarsi in salute. La salute, infatti, questo grande bene, consente a chi la possiede di svolgere il suo compito nella società, nella famiglia e nella Chiesa. La salute è sempre stata considerata come un bene di grande valore, in quanto condizione favorevole per la realizzazione della persona, anche se la salute non ha mai costituito nella tradizione morale della Chiesa un valore assoluto, ma sempre relativo al bene sommo della vita eterna. Teologicamente parlando, la salute va considerata come un dono da proteggere, da promuovere, da conservare. Anche la salute, oltre ad essere dono, è compito affidato all'uomo. In considerazione di ciò, la dottrina morale cattolica ha ribadito che la vita umana va sempre tutelata e promossa, ma mai deve essere esasperata. Dobbiamo stare attenti
a non entrare nel vitalismo. Il vitalismo è quella corrente di pensiero che vede la malattia, la morte come un fallimento dell'esistenza. È quella corrente di pensiero che porta all'esasperazione della vita. La tradizione morale cattolica non rientra nell'impostazione del vitalismo, perché dobbiamo sempre riconoscere che la nostra vita è una vita di creature e che portiamo dentro di noi la creaturalità. Quindi la vita e la salute vanno tutelate, vanno promosse, vanno protette, ma mai devono essere esasperate. Considerazioni che portano al rifiuto, come sappiamo, sia dell'accanimento terapeutico, sia al rifiuto dell'abbandono terapeutico. E già su questi termini dovremmo riflettere molto tempo. Per questo, nella tradizione morale si è cristallizzata la distinzione tra mezzi proporzionati e mezzi sproporzionati, mezzi ordinari e mezzi straordinari, che fra loro non sono concetti sovrapponibili, non sono sinonimi, sono concetti totalmente diversi. I mezzi proporzionati e sproporzionati pertengono una valutazione squisitamente medica in termini di spe salutis. La proporzionalità o sproporzionalità può essere valutata solamente dal medico in ragione della clinica. È la ragionevolezza della cura, ben sapendo che il medico non ha un'obbligazione giuridica di risultato, bensì di mezzo. Diverso invece è il concetto di mezzo ordinario e straordinario. Diceva Giovanni Paolo II nei suoi molteplici interventi alla Pontificia Accademia per la Vita o anche in altri dicasteri, circostanze, che la terapia non è un concetto astratto, ma è una proposta fatta ad una persona. E nel valutare la doverosità morale o meno di una terapia si dovranno valutare le condizioni soggettive della persona. È dall'intreccio della clinica con le condizioni soggettive che discende la doverosità, l'illiceità o la facoltatività etica di certi trattamenti. Certo è, alla luce della non esasperazione della vita, che l'accanimento non potrà mai essere accettato. Perché? Perché l'accanimento terapeutico in senso teologico e anche medico è la massima sproporzione, dove ad una terapia proposta in termini di spe salutis sia 0% e 100% di costi, non in termini economici ma in termini di sofferenza inutile, è il cosiddetto concetto di futilità medica. La nuova carta degli operatori sanitari ci ricorda, promossa e presentata nel febbraio scorso dal nuovo dicastero voluto dal Santo Padre, ci ricorda che la professione medica è a servizio della vita umana ed è una professione che tutela la vita come bene in sé. La vita non ha valore in riferimento ad altro, è la vita il valore in sé, per tutti i motivi che prima, in modo affrettato, ho cercato di esporre. Il testo della citata carta ricorda che la perizia medica, che le capacità tecnico-scientifiche, per quanto importanti e doverose, da sole non riescono a cogliere tutta la portata del reale. Hanno bisogno anche di sapienza. La scienza deve essere alleata della sapienza per poter promuovere il vero bene dell'uomo. Le vicende di inizio secolo, le aberranti sperimentazioni che si verificarono in certi ospedali del mondo, la bomba atomica, i processi di Norimberga, ci fanno prendere coscienza di che cosa? Del declino del concetto di scienza come bene in sé. Cardinal Ruini qualche anno fa diceva che il concetto di scienza è un concetto neutro. Bisogna vedere a che cosa si asserve la scienza. Ed è per questo che alla fine degli anni 70, che all'inizio degli anni 70 nascerà la bioetica, perché ci si accorse che la scienza in sé poteva anche distruggere l'uomo. Era necessaria un'etica, un ponte che tra la medicina potesse condurre l'uomo anche ad un'eticità del suo operare. Tutto questo dove conduce? All'accompagnamento del morente da parte degli operatori sanitari, perché le persone possano morire con dignità. Accompagnare però un processo naturale non significa provocare la morte con azioni o con omissioni. Per evitare il dolore. Ecco il punto. Ciò che non può essere accettata è l'eutanasia, definita come azione o omissione
che nell'intenzione vuole sopprimere la vita per evitare il dolore. E arriviamo così al punto, credo, cruciale della situazione. Perché tutto questo discorso, tutto dietro queste riflessioni, credo che non ci sta il concetto di libertà, ma credo che ci sta altro. Anche se si dice che decidere autonomamente se esistere o non esistere è il fondamento della libertà. E faccio così un esempio che è presente nella letteratura bioetica. Pensiamo per esempio ad un nuotatore che salva la vita di chi si è gettato nel fiume per uccidersi. O pensiamo per esempio ai vigili del fuoco che salvano chi si vuole gettare nel vuoto da una finestra. Pensiamo anche a chi si avvelena, che se non erro viene sottoposto a lavanda gastrica in pronto soccorso. In questi e simili casi si ha un impedire l'autodeterminazione della persona coinvolta e impedire questa autodeterminazione non viene denunciato e non viene punito come commissione di reato. Anzi, ricevo l'encomio dal Presidente della Repubblica come gesto di grande nobiltà. Se io salvo un ragazzo che si sta gettando dalla finestra o se salvo una persona che si è avvelenata, io non vengo denunciato perché ho impedito l'autodeterminazione di quella persona, vengo addirittura insignito di un comportamento lodevole. Quindi credo che il punto non è tanto nella violazione della libertà, ancora. Mettiamo il caso di un giovane sano, bello, intelligente, perché spesso e volentieri si dice che il suicidio non è frutto di un'autentica libertà, perché spesso e volentieri viene commesso in uno stato di confusione mentale o certamente di non piena lucidità. Allora poniamo questo esempio: un giovane sano, bello, intelligente, che dopo aver riflettuto decide di farla finita, ben sapendo che questa decisione è frutto di una sua lucidità mentale. A nessuno in questo caso verrebbe in mente di affermare che impedirgli di morire significherebbe ledere il suo diritto di autodeterminazione. Però questo lo vogliamo affermare per il malato incurabile, per il malato in fase terminale della sua vita. Perché nei casi appena citati no, e nel caso del malato incurabile o nel caso dello stato vegetativo persistente sì? E allora ci accorgiamo che la mentalità su cui probabilmente poggiano certe linee di pensiero non sono espressioni o veicolazioni del concetto di libertà, ma espressioni e veicolazioni del concetto di qualità della vita. E questo il punto, una qualità per la quale la vita, sotto un certo standard e sotto una certa soglia, condivisa secondo dei paradigmi matematici, non è più degna di essere vissuta. Le filosofie della quality of life fanno prevalere la qualità sulla vita stessa. Per ovvi motivi non possiamo entrare nel pensiero della qualità della vita, ma solo porre alcune affermazioni che ci conducono all'ultimo punto della nostra riflessione. Noi sappiamo che perdere la vita significa perdere la libertà, perché la vita è il presupposto per l'esercizio della libertà. Chi salva una persona dal suicidio non salva soltanto quella vita, ma dona a quella persona la sua libertà. E allora dove sta la questione, arrivando al nocciolo della situazione? Credo che sta nella considerazione del dolore umano. Dov'è Dio quando un uomo soffre? Dio è presente nella fede del credente che coglie accanto a sé la presenza consolante dell'uomo crocifisso ed è presente tangibilmente in tutti coloro che servono con amore il fratello sofferente. Ma questa domanda sale nella nostra coscienza e dalla contemplazione della croce scaturisce un'intuizione che ci dà la possibilità di rischiarare la notte del male e di farlo con una luce definitiva. La contemplazione della croce ci dischiude la possibilità di una speranza che noi sappiamo che non delude le nostre attese. È Dio stesso che si impegna per il dolore dell'uomo, facendo suo il dolore dell'uomo. Ecco allora, accogliere la vita per ciò che essa è,
comporta accogliere anche il dolore e la morte vissuti in prospettiva cristiana, sapendo che anche questi, in prospettiva cristiana, si aprono ad una possibilità di senso. È qui il punto. Nella società secolarizzata, come diceva Charles Taylor, il senso della sofferenza e del dolore non sono più possibili. Mentre una volta il tabù, dice il sociologo, era il tabù sessuale, oggi il tabù è la sofferenza, il dolore e la morte. Mentre una volta alla morte del nonno si diceva il nonno riposa in cielo, oggi, dice Philippe Ariès, uno scrittore francese, ai nipotini che chiedono dove sono finiti i nonni, gli si risponde riposano sotto un bel prato verde. È la secolarizzazione della nostra società che vuole esorcizzare queste dimensioni dell'esistenza perché non riesce a cogliere una possibilità di senso in questa esperienza. E chiudo con le parole della Spesalvi, quando Papa Benedetto dava un'affermazione forte, in grado di infondere un grande coraggio, il coraggio per noi evangelizzatori di proclamare la verità delle cose, e diceva così, e chiudo, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il vero pastore, diceva il Papa, è colui che conosce anche la via che passa per la valle della morte, colui che anche sulla strada dell'ultima solitudine, nella quale nessuno può accompagnarmi, cammina con me, guidandomi per attraversarla. Egli stesso ha percorso questa strada, è disceso nel regno della morte, l'ha vinta ed è tornato per accompagnare noi ora e darci la certezza che insieme con lui un passaggio lo si trova. Sì, aggiungo io, lo si trova, perché lui l'ha percorso prima di noi. Grazie dell'attenzione e della pazienza. Grazie Don Giorgio. Certo, intervenire adesso non è proprio facilissimo, ma vuoi perché non è facile, vuoi per l'ora che si va facendo tarda, le mie considerazioni saranno estremamente sintetiche a partire dalla prospettiva deontologica, della deontologia medica. Ci sono alcuni colleghi in sala. Due osservazioni. La prima, c'è un passaggio nel disegno di legge di cui il professor Gambino ci ha detto che riprende, non so se per, come dire, volontà equilibristica o per scelta consapevole, non me ne vogliano i parlamentari e gli amici dei parlamentari, ma qualche dubbio ce l'ho. C'è un passaggio che riprende esattamente le parole dell'articolo 20 del codice deontologico. I più di voi non hanno idea di cosa sia scritto nel codice deontologico dei medici e allora ve lo cito praticamente a memoria. Il titolo di questo articolo 20 è Relazione di cura. C'è un passaggio nel disegno di legge che dice esattamente quanto scritto all'articolo 20, e cioè che fondamento dell'alleanza terapeutica è la relazione di cura. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura. Lo dice il codice deontologico all'articolo 20, lo dice il disegno di legge. Allora provo a partire da questa affermazione in chiave positiva. Prima il professor Gambino ci ha ricordato come questa disciplina che si va profilando con il disegno di legge in qualche modo afferisce al tema del consenso. Presupposto del consenso è l'informazione. E poi ci ha detto il cosiddetto testamento biologico, che nel testo è qualificato con l'abbreviazione DAT, che vorrebbe dire nel testo disposizioni anticipate di trattamento e non, apro e chiudo parentesi, dichiarazioni, come invece dice il codice deontologico, chiudo parentesi,
la disciplina sia del consenso che delle disposizioni anticipate presuppone, come ci ha ricordato il professor Gambino, che ci sia una adeguata informazione. E la adeguata informazione avviene attraverso la comunicazione. Se il codice deontologico e anche il disegno di legge dicono che il tempo della comunicazione è tempo di cura, vuol dire che comunicare con il paziente, ovvero, traduco, perdere tempo a parlare e a spiegare, è esso stesso atto medico e quindi atto di cura. Allora forse questa strada dell'ultima solitudine di cui diceva Don Giorgio poco fa, forse ce la dobbiamo un attimo prendere sulle spalle come medici, perché forse tanta parte di queste richieste, è giusto, non alla fine della vita e basta, anche alla fine della vita, ma anche durante una vita molto fragile, molto disabilitante e molto poco di qualità, e molto, forse una parte di responsabilità di queste richieste ce la dobbiamo assumere come categoria di medici, non come singoli medici, sia chiaro, ma come categoria, come, ancor di più, come disciplina. E cioè probabilmente nel corso dei secoli, perché la medicina in qualche modo occidentale almeno vanta 2500 anni di storia, da Ippocrate in giù, probabilmente abbiamo dimenticato quella dimensione della relazione di cura che fa sì che laddove non esistono più possibilità terapeutiche, la guarigione, perseguire la guarigione, deve mantenersi la possibilità di perseguire la cura. Vedete, la nostra lingua è molto bella, per una volta gli inglesi ci fregano, perché gli inglesi usano due verbi per indicare la cura in senso terapeutico, to cure, e per indicare il prendersi carico, prendersi cura, e prendersi carico, to care. Ma questa differenza non è soltanto semantica, significa per la medicina operare quell'operazione che banalmente chiamiamo assistenza, ma dove la parola assistenza ha una radice nella lingua latina che vuol dire stare seduto accanto. Ora, non me ne vogliano i colleghi presenti, specie quelli che lavorano in ospedale, ma molto spesso noi, altro che star seduti accanto, siamo probabilmente delle trottole schizzate che malapena riescono a rendersi conto di coloro con cui hanno a che fare. Non lo dico a scopo di macchietta per fare un sorriso alle 10:15 di sera, ma dico che spesso, per primi noi, facciamo fatica ad assolvere a questo compito di stare seduti accanto. Assisto. Assisto. Allora, quando c'è domanda di porre fine ad un'esistenza ritenuta non degna di essere vissuta, ad un'esistenza ritenuta non di buon livello di qualità della vita, è possibile che dietro ci sia invece una domanda non espressa di non essere abbandonati. Prima si faceva l'esempio di DJ Fabo, ne parlavamo anche in macchina venendo. E certo, un giovane poco più che trentenne che vive come un DJ la vita delle migliori discoteche del mondo, da Ibiza a non so dove, e si ritrova improvvisamente tetraparetico, forse plegico, cieco o comunque con gravissime difficoltà visive, e fino a 3 mesi prima ha lottato, dice uno dei fisiatri che lo aveva in cura, come un leone per cercare di, e poi gli viene meno. Non è un giudizio quello che sto dando. Sto dicendo però che probabilmente
ciò che ha fatto virare, almeno dal lettore esterno, è un venir meno e di una speranza e al tempo stesso di una capacità di essere preso in carico in maniera forte, in maniera significativa. Certo, ripeto, non è un giudizio, è semplicemente per dire: siamo davvero sempre capaci di garantire che i nostri pazienti, i nostri malati, le persone che ci stanno accanto abbiano quell'assistenza che a quelle persone è necessaria, non un'assistenza generica, l'asticella è qui o è qui, ma per quel malato, per quella persona, per quella fragilità, per quella disabilità. Credo che come categoria, come medici, una riflessione in questo senso la dobbiamo fare. Una seconda osservazione è che questo disegno di legge mette a confronto due autonomie. All'articolo 1,2 si dice che da un lato c'è l'autonomia decisionale del paziente e dall'altra la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Non c'è l'autonomia decisionale del medico. C'è l'autonomia, lo ripeto, decisionale del paziente e c'è la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Allora quella che un tempo chiamavamo asimmetria del rapporto medico-paziente, il paziente, il medico sta qua su e il paziente sta qua giù e fa quello che gli si dice, adesso si è rovesciata. Perché chi decide è il paziente, secondo questa logica, questa impostazione, e all'interno di questa decisione le competenze, la professionalità e la responsabilità del medico. Voi capite che è anche questa una asimmetria troppo forte perché si possa parlare di relazione. La relazione è qualcosa che lega, che cioè mette in contatto. Non mi interessa qual è il piano, perché qualche volta può essere così, qualche volta può essere così, ma nel momento in cui c'è una prevalenza così schiacciante, in cui l'autonomia decisionale del paziente è ciò che determina l'azione del medico, credo che non siamo in quella logica di relazione. L'ultimissimo flash, che è anche un po' uno spot, è legato al fatto che Don Giorgio nell'esordire diceva: probabilmente dietro tutto questo c'è una perdita di senso della sofferenza e del dolore. Ecco, allora come Associazione Scienze Vita Nazionale abbiamo promosso per il prossimo 26-27 maggio, troverete all'uscita il cartoncino, un convegno. Facciamo tutti gli anni almeno un convegno di rilievo nazionale, dal titolo Rosso come l'amore, così, perché ci sembrava comunicativamente molto efficace, accanto alla persona malata, tra scienza, dedizione e normalità, a voler significare come in questo percorso di vicinanza alla persona malata ci sta la scienza, ci sta la dedizione di coloro che vi si dedicano e ci sta una normalità che ciascuno la legge come crede, ma che a noi piace pensare che sia la normalità che ciascuno vive, perché chi ha una gamba di meno non si senta meno di un altro, perché chi ha due braccia amputate possa vivere ugualmente la propria vita e la propria dignità, perché anche la persona con una grave disabilità sia davvero uno di noi. No, non volevo spaventarvi, tutti zitti. Bene, credo che siamo rimasti nei tempi giusti, nei tempi per consentire a tutti così un rientro sereno e adeguato, poiché tra le associazioni che hanno promosso questa iniziativa c'è la comunità Papa Giovanni XXIII,
abbiamo ritenuto di dedicare un breve spazio al racconto, in qualche modo, di un'esperienza, sapendo che anche nel territorio qui della diocesi di Fano la comunità Papa Giovanni XXIII è presente, ed è presente in maniera consistente e adeguata. Lo è anche nel territorio della diocesi di Pesaro, certamente nasce nella vicina Romagna e quindi dal carisma e dalla forte personalità di Don Benzi. Diamo loro la parola per questo breve intervento. Buonasera a tutti, sono Stefano. Pensavo di avere più tempo, ma giustamente è tardi, quindi leggo solamente il mio intervento. Faccio parte della Papa Giovanni dal 97 con mia moglie Stefania. L'8 febbraio 92 è nata la nostra prima figlia di 4 naturali, bellissima come tutti i figli, ma non era perfetta. Ha avuto un problema alla nascita, un'emorragia cerebrale, che evidentemente l'ha segnata nella categoria degli imperfetti, dei non autonomi. Un attacco effettuato da un anno di vita ha dato un responso impegnativo. Parenchima cerebrale uguale a zero. La provocazione che vi faccio è: cosa ne fai di una persona senza cervello? A che serve? A chi può essere utile? I 6 anni vissuti con lei sono stati impegnativi, intensi, bellissimi. Lei, che non ha mai potuto verbalizzare, ci ha fatto scoprire un mondo che prima non riuscivamo a vedere. Attorno a noi c'erano e ci sono anche persone che hanno delle difficoltà. Non che prima non le vedevamo, ma non ci soffermavamo su questi dettagli. La società ti inculca una mentalità in cui la persona non è un essere umano. Oggi non ci presenta un essere umano. Cercate di capirmi, ma un avere umano, in antitesi all'essere umano. Perché avere umano? Perché oggi, per dire che una vita è degna, devi avere soldi, devi essere bello, devi avere potere. Questo che ci inculcano, ci dicono, ci mettono dentro. Lei non aveva nessuno di questi, era bella, però. Allora avevamo 3 strade quando è nata lei da poter percorrere. La disperazione per un figlio anormale, l'indifferenza di un figlio anormale che potevi abbandonare in un ospedale o in una realtà specializzata, cosa che può essere, oppure accogliere la nostra figlia come un essere umano e lasciarsi invadere dalla sua bellezza. Abbiamo avuto la fortuna di scegliere la 3ª strada. Per noi lei è stata una maestra di vita. Ci ha fatto sperimentare la bellezza del poco, la bellezza del poco, del piccolo, del tempo perso. Per noi anche la fede in Gesù ci ha fatto scoprire. Ci ha reso più umani, di quell'umanità che mette al centro il bene di tutti, non solo delle persone, diciamo così, importanti. Poi abbiamo conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII, abbiamo aperto una casa famiglia, non siamo qui nel territorio, siamo nel Macertese noi, però siamo una casa famiglia anche qui in questo stabile. E dal 2000 abbiamo aperto e abbiamo accolto tante persone, condividiamo la nostra vita con tante persone. Oggi siamo in 15 a casa. Tra le tante persone, il 12 maggio 2008 abbiamo accolto, con un progetto di ospedalizzazione domiciliare in casa famiglia, un bambino di 3 anni in stato vegetativo persistente, da quando aveva 2 anni, quindi da un anno. Al suo arrivo il dottore, insieme all'ambulanza, tutti insomma
medici e paramedici, ci dice una cosa in maniera molto forte, la ricordo come fosse adesso: fate quello che potete, poi vediamo. Tanto. 9 anni che è con noi, ancora oggi è con noi, è vivo. Per accoglierlo abbiamo dovuto noi giustamente frequentare un addestramento nel reparto di rianimazione, perché non eravamo così preparati, no? I primi 6 mesi sono stati difficilissimi, da maggio 2008, 12 maggio a ottobre, per 2 ordini di motivi. Uno è per concretizzare l'ospedalizzazione domiciliare, mettere d'accordo il sociale, il sanitario, la comunità, tutore, è stato impegnativo. È stato impegnativo perché era anche un progetto un po' abbastanza nuovo, diciamo, in regione. Il secondo motivo erano le crisi respiratorie, frequentissime, e non sempre riuscivamo a gestirle in casa famiglia, quindi ricoveri e rianimazione. In questi ricoveri è sempre, insomma, la discussione, l'accanimento terapeutico, è opportuno, questo qui non è opportuno. Soprattutto con una dottoressa, veramente abbiamo avuto una bella discussione. Grazie a Dio, anche chi aveva la responsabilità della tutela, no, ha tenuto duro, siamo andati avanti, e lui da ottobre 2008 ad oggi non è più tornato in ospedale, è in casa famiglia con noi. È riuscito a superare la fase critica e oggi sta bene, chiaramente bene nel senso che lo stato vegetativo permane, persiste, però lui mostra dolore quando soffre, la frequenza cardiaca si rigidisce, diventa rosso, mostra anche gioia quando incontra, vengono a trovare costantemente i genitori, lui mostra uno sguardo gioioso, si percepisce, si nota in maniera chiara. Allora è vita, non è vita? Io credo che sia vita. Credo che sia vita degna. Apprezzare le piccole cose quotidiane senza dover per forza cercare cose straordinarie. Rendere straordinario l'ordinario. Contemplando quell'essere umano, piccolino, ora un po' più grande, così com'è. Ci fa uscire dall'inquinamento della cultura dominante, quel avere umano. Se tu hai, vali, se non hai, non vali. Forse qui dovremmo discuterne un po' di più. Grazie. Grazie Stefano, grazie alla vostra testimonianza. Sulla testimonianza di Stefano e sulla testimonianza di accoglienza di una fragilità così importante ci salutiamo. Rinnovo anch'io i ringraziamenti a tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, al centro pastorale che ci ospita, a tutti voi che avete avuto la pazienza e la bontà di essere presenti qui stasera. Abbiamo un compito, che è quello di tenere desta l'attenzione, di vigilare su ciò che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in relazione alla evoluzione anche del processo legislativo e quindi alla possibilità che si realizzi o no al Senato questa approvazione della legge senza o con modifiche. Il professor Gambino ci ha detto almeno qualche modifica ci auguriamo ci sia. Presidente Battistini. Devo adorare il professor Gambino. Grazie. Il nostro libro sulla professione. Grazie Gambino. Prego. Grazie. La Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici ha riflettuto su questo tema negli anni passati, ha prodotto un volume qualche tempo fa che così sarà oggetto di ulteriore motivo di approfondimento e di discussione. Bene, grazie a tutti, grazie e buona serata.